E anche Imola è arrivata. Tappa molto importante per noi, sia perché segna il giro di boa del campionato e quindi ci avranno dei valori in campo ben definiti. Io e Marco Palmieri ci stiamo scambiando la leadership a pari merito, come vedete nella classifica. Giunta che ha saltato Monza e qua, sempre per i problemi riportati nel precedente appuntamento, non partecipa e quindi è fuori gioco per il campionato. Ed è importante anche per noi perché abbiamo portato piccole cose, piccolo upgrade, ma soprattutto per vedere se abbiamo risolto i nostri problemi elettronici che ci affliggono da dopo Misano. Escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete sentire, e tra poco vi faccio vedere, siamo sul tracciato di Imola, terza prova del campionato Time Attack. Sono veramente contento di essere qui subito dopo Monza perché vogliamo capire innanzitutto se la macchina è a posto, se abbiamo risolto i problemi di setup. In questa settimana abbiamo lavorato principalmente sulla risoluzione dei problemi legati alla frenata, legati al problema che è questione ammortizzatori, quindi ABS, e per il resto abbiamo avuto poco tempo. Ci siamo limitati a fare queste piccole accortezze, vediamo se sarà sufficiente. Ora è sabato pomeriggio, tra un'ora circa abbiamo il turno libero per la Street Limited e domani andremo subito in gara, verso le 11 abbiamo il primo turno ufficiale. E ci sarà sempre il turno 1, 2, 3 di cui si farà la media dei tempi e stasera dovrò in 25 minuti imparare la pista e testare un po' la macchina, vedere se è a posto, se in frenata risponde bene, se non si accende nessuna spia e almeno che intanto funzioni. Partiamo da una base. Salve. Quelle speciali, abbiamo anche nuove pasticche Pagid RS3, quindi mescola un po' più dura e per cercare un po' più di modularità sul pedale, quindi con un po' maggior forza frenante, ma sempre modulabile, anche perché le pasticche erano ovviamente usurate. E prossima volta toccherà anche i dischi perché presentano delle micro crepe che non sono simpatiche, quindi dopo di questa sarà una pausa di praticamente 2 mesi e in vista di Francia Corta vedremo di cambiare anche i dischi. Ciao. Dio, dove cazzo è alla fine? Non si vede neanche. Ma siamo proprio all'inizio, prima del primo. Vado, Vai, buon turno, Lu. Speriamo che non la lasci alle fontanelle. Grazie. Allora ragazzi, primo turno libero e unico. Siamo sabato sera. Sono le 7:32. Cosa faremo? 25 minuti puliti, senza cercare troppo la prestazione, vediamo che la macchina vada bene, se abbiamo risolto i nostri problemi, ed imparare la pista, perché 25 minuti possono sembrare tanti, ma sono pochi, perché si faranno siano
6-7 giri tirati. Domani sei già nei turni ufficiali e io ho solo questo turno per conoscere la pista e macinare un po' di chilometri. Andiamo. Guarda le rider, sono in manuale. Visto? Subito traffico per cominciare bene. Siamo liberati della GR e ora spingiamo per fare un buon tempo. Problema tali fusibile. Mi sono riattivati subito i controlli. Arco. Però primo giro a spasso, 2.6 netto. Ho visto. Proprio a spasso, ma dire a spasso? Ma che è successo? Ah, problema ammortizzatore e livellamento fari. E che cazzo. Quindi devi staccare i controlli. Che no, il fusibile dei fari. Ah, ok. Così ha un grip della Madonna centro curva. Sì. Ho sottosterzo nelle curve lente. Perché bollente l'asfalto. Dosa sottosterza, ma quanto? Nelle curve da bassa velocità. A bassa velocità. Dosa, variante alta.
Perché le molle più dure. Smooth, di smooth. E poi lo correggiamo. Dovrebbe alzarla dietro forse? Sì. Dovrebbe alzarla dietro. Alza un po' il posteriore. Fatto? Fatto? Hai fatto, vai, 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 vai. La macchina non lo segna, ma senza fusibile il primo cordolo va in protezione, non va più di 3000 giri. Quando ho beccato il cordolo? Senza ABS? No, sì, senza... ma no, qua è un po' pericoloso. Non puoi girare senza ABS qui. Cioè, senza fusibile non segna l'errore, ma non va più la macchina. Comunque, al primo problema da quando abbiamo montato i bracci. Sì, sì. Ebbene, dopo essersi cervellati il sabato sera in cerca di una spiegazione logica o di perché possa succedere sempre questo problema dei fari, non siamo arrivati a una conclusione, o almeno abbiamo cercato di fare piccole modifiche ma non sono servite. Però vi voglio far vedere una cosa interessante, perché come avete visto l'ultimo turno ho detto che la macchina non ha segnato niente ma ha perso di prestazione. E io sabato sera, scaricando le GoPro, quindi con la telecamera nuova che avete visto messa sulla griglia davanti, abbiamo sentito questo. Risentiamo. Ecco, praticamente il misfatto della perdita di prestazione non era altro che quel fottutissimo manicotto dell'intercooler che non se ne vuole stare lì per troppo tempo e niente, quindi ci siamo scervellati per tanto. E niente, domattina bisogna che arriviamo subito in pista, cerchiamo di risolvere subito il problema del manicotto. Eccoci qua di nuovo da Imola, domenica mattina. Abbiamo cercato di sistemare, come sempre, quelle rogne elettroniche, che è roba di poco conto, ma che rompe veramente il cazzo, perché la macchina non va avanti con i controlli accesi. Dopo Misano sono sorti questi problemi che ci affliggono tuttora. Anche ieri abbiamo cercato di fare delle modifiche che purtroppo non possiamo testare stamattina, perché quello di ieri sera era l'unico turno libero. E oggi alle 11.30 andiamo col turno 1 ufficiale. La macchina in realtà funziona bene, abbiamo cambiato qualcosa nelle molle, nel setup, è molto più bilanciata, nelle curve veloci va veramente forte. E anche se ho fatto solo un giro in questa pista, il mio primo giro a Imola, siamo andati veramente bene e vediamo se questo basterà per portarci a casa la vittoria che ci è mancata a Monza. Mi piace vincere facile a te, guardalo, guardalo. Ma fai il pilota o lo youtuber? Non ho capito. Vuoi dire a tutti cosa monti? Vuoi dire a tutti con che prodotto lavano i tuoi vetri? Aerodinamici. Quanti ottani ha quel? 138 e mezzo. Sopra? Poco. Questa è troppo affondata, ma la compri l'olio. No, cioè, le temperature sono più basse della media degli altri. Ah. No, no, devi entrare. È perché è storto. Hello.
non può avere, non credo che abbia una piega rigida laggiù. Ah, ma è qua, cioè è tappato giusto. Mettiamo una vite più lunga con le rotelle per avvicinarlo al radiatore. Allora, benzina fatta, pressione gomme fatta, intercooler sistemato. Detto questo, cerchiamo subito di fare un giro lanciato, fatto bene senza traffico, perché fa un caldo allucinante e sia le gomme che il motore comunque danno il meglio al primo giro. Quindi cerchiamo di prendere spazio dalle vetture avanti a noi e di far sognare un ottimo tempo. Luca Franca, giusto? Posizione 4, bracciale o giallo o grigio? Grigio. Benissimo, c'è il birillo numero 4 di apposta. Ok. Allora ragazzi, turno 1, posizione 4, 2 di categoria, messo le palmiere davanti, come avete visto abbiamo fatto un solo giro ieri, tornato al problema dell'intercooler, le sospensioni fanno arrabbiare, che vi devo dire, speriamo di fare un tempo decente, mi basterebbe anche un giro, a parte sempre per prendere confidenza col tracciato, ma proprio per far segnare un tempo buono, perché secondo me il potenziale ce l'abbiamo e tanto. Questa è benzina. No, no, io mi do fuoco. No, se papà. Voi, se lei. Se lei non legge questa cosa. La leggo! La leggo! No, dai, basta! Ti prego! Peccato perché ho fatto mezzo giro con i controlli accesi, anomalia a fari adattivi. Ho fatto mezzo giro con l'anomalia a fari adattivi, secondo me 2-3, 2-2 posso fare. Quanto ha fatto Palmieri? Ti sei così, mi vuoi provare? Quanto ha fatto Palmieri? Quanto ha fatto Palmieri? 2-3. Ho fatto mezzo giro con i controlli che intervengono. 2-3 e mezzo Palmieri. Chiuso. È spenta? Sì, sì. Devo migliorare 6 decimi. Per migliorare 6 decimi usa i paddle, non far fare tutto alla macchina. Ok. Vedrò di far così. Ricordatelo.
sapete perché i turni sono così corti? Adesso il turno 19 da una bandiera, perché 18 minuti è andato bandiera. Stavo volando, ho beccato una doppia gialla. Ho tirato uno in variante alta con una MXC. Sì, la vedete. Allora, stavo volando. Secondo me facevo 2-2 sto giro. Eh già, come avete visto, primo turno finito. 2.041 non è male. Siamo a mezzo secondo da Palmieri. La cosa buona che ci fa ben sperare è che, con avendo tolto il fusibile, non c'è più la spia degli ammortizzatori, e già questo non è male. Poi purtroppo, come avete visto, è una macchina che si è girata dopo bandiera gialla e il traffico non mi hanno permesso di migliorare il 2.041, che secondo me potrebbe essere stato almeno un 2.035, 2.036. Secondo turno bisogna cercare di mettere le ruote davanti a Marco, perché è vero che si scarta il turno peggiore, ma si fa la media e non possiamo più permetterci di sbagliare, quindi bisogna dare il 100%.